Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, anzi in questa nuova live. Oggi live stra importante perché mi è venuto in mente questa mattina di fare una cosa del genere, di affrontare quello che è un argomento stra fondamentale per i prossimi mesi, anzi anche anni, un annetto a venire, ragazzi. Allora ho detto, perché siccome stavo facendo questa serie di analisi per me, per l'Academy, chiaramente per quello che è la mia operatività, per modificare quelle che erano un po' le mie operatività, perché ho detto benissimo, facciamolo anche con gli altri, facciamolo per tutta la community Trading On, tutti quanti, insomma. Allora ho detto, vabbè, non ce la faccio in un video solo perché devo dirvi tante tante cose, mi serve una live. E vai con questa live qui. Va bene, allora, intanto, benvenuti tutti quanti. Ci tenevo a fare anche un video del genere in maniera estremamente più importante e veloce, anche in tempi abbastanza brevi, perché era fondamentale parlare di queste cose, ragazzi, un po' in maniera veloce, altrimenti poi avete visto i mercati come stanno andando ad impattare in maniera considerevole, insomma, ecco, su quelle che sono le fasi, insomma, di questa pseudocrisi, super crisi, diciamo. Quindi che poi se facevo un video del genere ne parlavamo poi troppo tempo dopo, non era utile. Intanto, prima, come sempre, facciamo i saluti, dopodiché parliamo di Ethereum. Sta fallendo Ethereum, sì o no? Quello che penso io, ragazzi, perché molti hanno parlato di questa questione legata al problema del fallimento, addirittura proprio fallimento del progetto Ethereum. È ovvio che se fallisce il progetto Ethereum, l'intera struttura della DeFi viene cancellata. Questo è ovvio che sia così. Se dovesse avvenire una cosa del genere, per chi, per come e per quando, andiamo ad analizzare una serie di concetti e soprattutto guardiamo questa possibilità dal punto di vista macroeconomico, cioè analizziamo i dati e la macroeconomia, ragazzi, e quelle che sono le politiche finanziarie che sta scusate, le politiche monetarie che sta facendo la Federal Reserve, soprattutto per rialzo dei tassi di ieri di 0,75, il più alto, diciamo, degli ultimi 20 anni, non mi ricordo quando. Dopodiché andiamo a vedere delle slide che vi ho preparato per farvi capire quello che è saranno i prossimi avvenimenti probabili, cioè l'excursus che andremo ad affrontare in termini di fattori che influenzeranno in maniera consistente, importante e di medio-lungo periodo il settore cripto e in particolare Ethereum, DeFi più di Bitcoin. Quindi questo è l'iter che seguiremo oggi, ragazzi, e poi ne discutiamo alla fine tutti insieme, come sempre. Vai con le domande strats, va bene? Allora, detto questo, vi rimetto su quello che è una cripto che oggi ci servirà, e cioè non è il mio Bitcoin Gold, ma è il mio Ethereum d'argento regalato da un utente Academy, grazie tante, che me l'ha inviato. Non mi mette a fuoco, me lo metti a fuoco? Camera, metterlo a fuoco, eccolo qui. Ok, me l'ha inviato a Natale insieme a un regalo che era super prelibato, era un rum, era cioccolata, quella è finita in 3 minuti. E poi ovviamente il mio Bitcoin Gold, insieme li do al nuovo Batman, quello della nuova saga, ragazzi, che io non ho ancora visto, non so se vi piace, e li mettiamo insieme. Va bene, ragazzi, allora intanto come state? Benvenuti, sì, è una live bella frizzantina oggi. Sì, anche perché un po' dobbiamo smorzare questo tono di depressione totale che c'è presente sul mercato e comprendere un po' le cose, ragazzi, altrimenti scendiamo poi, come sempre, in tante fesserie, perché comunque la parte emotiva ci porta a essere un po', no, sia creduloni, sia un po' pessimisti, cosmici, no, tutto nero, insomma. Ciao, Aaron, in questi giorni sembra di stare a bordo del Titanic, come no? Purtroppo io penso che, a prescindere dal fatto che nell'immediato, quindi nel breve, potrebbe esserci una pausa, ne parliamo oggi proprio in questa live, penso che la questione non sia finita qui. Allora, 0,5 è meglio, devono assolutamente aggredire di più l'inflazione. Ciao Dario, io sono d'accordo sulla questione inflazione come te, però
male minore aggredire il presente piuttosto che il passato. Secondo me ci sarà da vedere. Comunque gli americani sono belli aggressivi. Non li avevo mai visti, la Fed non me la ricordavo così aggressiva. È evidente che c'è un tono politico dietro, gli è stato detto di essere così. Perché altrimenti di solito, ragazzi, non sono così aggressivelli, insomma. Comunque devono, può essere che facciano bene. Tutti sull'immobiliare proprio ora che devo comprare casa, ma no, l'immobiliare. Allora, spero tu sia sceso dal Titanic prima della partenza, noi lo guardiamo dal radar. Abbiamo chiuso delle operazioni importanti, molto grosse, prima del tracollo finale, perché il mio sistema holding è uscito. Prima era entrato a 31, è uscito a 29 e qualcosa. Ha fatto lo stop perché è invertito il trend, quello è un trend following, e quindi quel giorno lì, la notte, io ho pubblicato in Academy, siamo andati, abbiamo chiuso Ethereum, l'avevamo chiuso da molto prima, cripto chiuse da mesi e mesi fa, e Bitcoin, gli ultimi, la parte holding, quasi il 70% chiusa, insomma, nell'ultima operazione, però quella viene utilizzata a modo di trading, ragazzi, quindi viene entra ed esce, quindi la prima è stata chiusa a 63 addirittura, quindi abbiamo avuto diverse excursus, poi abbiamo fatto dei tocchetti all'ingresso che sono andati bene o male, però io ve lo dico in maniera molto chiara, in questi ultimi giorni sono stato molto down e preoccupato e dispiaciuto, perché a prescindere dal fatto che io mi ripetevo nella mia testa, sì, ma noi abbiamo venduto, cioè sì, ma tu, cioè io quello che dovevo vendere, ragazzi, era l'80% del mio holding, ne ho venduto il 70 quasi, un pezzettino mi è rimasto per diverse vicissitudini, non sono riuscito quella sera a estinguere anche quella parte, ma più o meno siamo lì, però non sono per niente contento, ragazzi, perché a me non interessa solo andare fare gain io, mi interessa anche che l'intera community sia sana e salva, così come nella mia Academy soprattutto sono stato molto focalizzato a spiegare certe cose, abbiamo fatto l'altro giorno una live di 2 ore, perché a me interessa anche dare agli altri, anche il modo in cui io imparo, no, 2 volte, quindi è un do to this, è un win-win fare queste cose del genere. Perciò non vi nascondo che sono stato molto dispiaciuto negli ultimi giorni, perché mi metto anche nei panni di tantissime persone che magari per loro questo tipo di mondo può essere anche un'alternativa che non hanno mai avuto. E subire un tracollo di questo tipo, magari essendo anche non professionisti del settore, ragazzi, perché è vero, bisogna studiare, formarsi, però essere professionisti vuol dire dedicarsi tanto tempo, dedicarsi quasi un'intera vita a queste cose, non tutti lo possono fare. Quindi ci sono quelle persone che magari vedevano il mondo cripto come un'alternativa, un po' una rivendicazione di una possibilità di avere un mondo diverso, che hanno dovuto premere stand by, oppure pausa, oppure addirittura abbandonare. Allora, queste cose mi danno fastidio, però purtroppo i mercati sono così, ragazzi, bisogna accettarli, quindi io faccio sempre il possibile, ma non si può, chiaramente, andare oltre, no, ragazzi, quindi diamo le informazioni giuste, le diamo nei modi migliori possibili, però è chiaro che poi non è possibile, diciamo, fare oltre. Ciao Mauro, ma a livello di mercato azionario come siamo messi secondo te Nasdaq S&P, quanto sono distanti dal bottom? Le ho parlato all'ultima live, secondo me la massima estensione di quest'anno sarà 15 punti, ma non penso di più, già secondo me questi livelli sono... Io penso che la banca farà da una mano tira, dall'altra dà, credo che sosterrà i mercati, a un certo punto usciranno anche le, ovviamente, i poteri forti, fino a un certo punto è sostenibile, oltre no. Secondo me è così. grazie Olvo, va bene. Il petrolio farà quello che fa, che è il contrario di quello che faranno i tassi, no? Sale il tasso, scende il petrolio, si ferma più che altro, più che scendere, ma comunque lo devono fermare, ragazzi, in tutti i modi, faranno di tutto, quindi quello dovete comprendere, che queste cose sono manipolazioni politiche, non è un mercato libero quello, perché intervengono i superpoteri e cercano in tutti i modi di fermare
il rialzo del petrolio. Ma il grafico del sentiment investitore H.S, come vi dicevo quella volta, avete visto che è successo, non eravamo in panico. Secondo me, oggi lo guardiamo, anzi, facciamo una cosa, guardiamolo subito. Vediamo se becco lo stesso grafico dell'altra volta, che però eccolo qui. Lo vediamo subito, ragazzi. Tac, eccolo qua. Allora, vediamo se me lo apre. Non me lo apre. Facciamo così, lo salviamo e lo apriamo in un altro modo. Ok. Eccolo qui. Allora, dove siamo su questo grafico? Allora, l'altra volta, ragazzi, vi avevo detto che secondo me non eravamo neanche alla disperazione, non eravamo alla paura. In questo momento siamo tra paura e disperazione. Tra paura e disperazione. Pian piano scenderemo poi sul panico. Capitolazione e avvenimento, invece, è un processo non di ribasso, ma di consolidamento di una fase, cioè dove in pratica moltissimi crederanno che non si riprende più nulla. Quindi i due ultimi punti non sono un punto di eccesso di ribasso, ma sono di avvilimento, appunto, vedere, fare i conti con il mercato che non ripartirà più, che ci metterà mesi e mesi se non anni e tutto il resto. E quindi gli ultimi due non sono un down, sono un assestamento del down. In questo momento io penso che siamo tra paura e disperazione ancora no, quasi. Poi scenderemo il panico e la capitolazione. Questi due saranno, se ci sarà, l'ultima gamba ribassista fortissima, ragazzi, non dire che ne parliamo. Per una cosa del genere, disperazione sarà nel momento in cui vedremo dimezzarsi i prezzi di Ethereum attualmente, oppure fallire progetti come avete visto la questione di Celsius, che però non mi dispiace quello che stanno facendo, attenzione su questo, è interessante questa cosa. Quindi siamo lì, vediamo cosa succede e speriamo, insomma, di ragionarla bene. Va bene, allora, dopo i primi saluti io andrei subito all'argomento del giorno, ragazzi, che è la questione legata ad Ethereum, fallimento Ethereum. Ethereum fallisce. Perché, per come, per dove e per quando? Quali sono i problemi che io vedo in termini pratici della regina delle cripto? Poi guardiamo il grafico e quello che sta facendo e poi vi dico cosa penso proprio su Ethereum, dopodiché affrontiamo la questione del DeFi. E poi, ragazzi, c'è un problema che dobbiamo affrontare, che è l'analisi dei dati macroeconomici. Quelli sono i veri problemi che Ethereum e la DeFi affronteranno e sono innegabili e assolutamente oggettivi, perché dipendono dall'economia. Non ne ho mai parlato, è la prima volta, lo facciamo oggi insieme. Intanto a chi mi segue dal mare dico ciao e fortunato te, ci vado pure io magari domani. Intanto la questione Ethereum, ragazzi, i rischi di Ethereum sono due. Allora, quando da qualche mesetto vi ho detto fuori da Ethereum, dopo che da più di un anno e mezzo, quasi due, cavalcavamo l'onda di Ethereum più forte di BTC, erano due i problemi principali. Primo, non c'era un rischio accettabile nel mantenere Ethereum rispetto a Bitcoin, quindi al di là del crollo dei mercati era più conveniente avere Bitcoin rispetto a Ethereum. La seconda cosa era l'inversione di trend di Ethereum su Bitcoin, che era un'inversione che ciclicamente ci mostrava che stavamo andando verso la chiusura del ciclo annuale, e poi in realtà ci sarebbe l'ultima fase del ciclo annuale di Ethereum BTC, che dovrebbe essere ancora ribassista. Quindi attenzione, andavamo verso un anno, due anni di trend tendenzialmente con più probabilità al ribasso contro Bitcoin. Quindi due motivi fondamentali: convenienza economica, non c'era nessuna convenienza. Terza questione, il merge, pericolo, tutto qui, funziona o non funziona, vale o non vale. Allora, può funzionare alla grande e tutto è a posto, può avere un problema, se ha un problema è un disastro, se funziona alla grande non cambia niente. Il problema dell'aspettativa, ragazzi, è un gioco che fa parte appunto della parte investitore. Nel momento in cui noi abbiamo una tecnologia che fa un'app, che fa un change fondamentale come Ethereum, se tutto funziona a dovere lo si dà per scontato, cioè non è che aumenta perché tutto funziona a dovere, no,
dicono, vabbè, benissimo, hanno fatto funzionare, cioè, è scottato. Se per caso dovesse esserci il micro problema o si blocca la chain, succede un disastro. Quindi, ancora una volta, in quest'ambito, come vedete, il gioco non vale la candela, perché ti assumi un rischio oggettivo che non è ripagato da niente, perché non c'è il lato... Io rimango, però se le cose vanno bene, wow, se le cose vanno male invece rischio che... No, se le cose vanno bene non cambia niente, se le cose vanno male rischi tutto. Quindi, ragazzi, non è neanche un 50-50, è 1-0-50, quindi non aveva senso. Poi c'è una questione legata anche a un problema strategico, ragazzi, la proof of stake. Non è detto che i mercati la vogliano, e soprattutto la copiabilità poi di un progetto proof of stake, copiabile praticamente da chiunque. Sì, è vero che è la questione validatori, decentralizzato, X meno, quello più, quello di meno, ma veramente il mercato darà valore a questo? Perché il problema è se il mercato gli dà valore. Se il mercato non gli dà valore al fatto che i validatori di ETH saranno di più, di meno degli altri, Intanto abbiamo visto che quando BSC ha tirato fuori la sua chain, che avevano 13, cioè 4 validatori, tutti in una stanza, non mi ricordo, quindi non c'era neanche la decentralizzazione, per il mercato l'ha apprezzata come se fosse un capolavoro. Quindi in realtà dalle prime avvisaglie sembrerebbe che il mercato non dia un grande peso a quello che è il concetto di avere molti validatori, quindi essere una rete estremamente decentralizzata. Poi su questo non c'è un dato, per cui il resto è solo un'idea, una logica. Dovremmo assolutamente vedere se il mercato la vuole. Quindi Ethereum ha un problema proprio di convenienza. A nessuno conviene stare su Ethereum in questo momento, meglio BTC per i rischi che vi ho detto. Due, un problema oggettivo, cioè il change che si va a portare e potrebbe non essere apprezzato dal mercato, quindi un ulteriore rischio diciamo sulle spalle dei detentori di Ethereum, e che, ragazzi, non viene ripagato da nulla, non c'è un qualcosa in più, quindi non c'è convenienza in questo momento. Poi c'è il terzo rischio, che è quello macro di cui parliamo oggi, cioè il fatto che il rialzo dei tassi, ma non solo il rialzo dei tassi, la nuova logica delle banche centrali del mondo, perché adesso è iniziato la Fed, ragazzi, la BCE ha fatto finta di niente, come vi avevo detto, all'inizio ha detto, ah sì, noi alzeremo, poi però si sono resi conto che non lo possono fare, perché altrimenti devastano il sistema, e quindi aspetteranno la fine della Fed. Quando la Fed avrà finito, ragazzi, inizia la BCE. Guardate la manfrina che hanno fatto la settimana scorsa, ve l'avevo anticipato in ultima live. È giusto così, lo so che è brutto, ormai non dicono le cose come stanno, ma non le possono dire, ragazzi, però in realtà è giusto quello che stanno facendo, perché dovessero mettersi anche loro a bastonare pesantemente, qui, cioè, vedete l'apocalisse dall'oggi al domani, questo è il problema, altro che quello che abbiamo visto finora, quindi non lo possono fare, devono calmierare il più possibile, fare lo scudo, anti-spread, quel che sia, eccetera. È stata apprezzata perché costava zero, esatto, ma però era ipercentralizzata, quindi nel momento in cui, allora bisogna vedere, se tu dici nel momento in cui costa zero anche quella di Ethereum, uso di più quella di Ethereum perché costa zero, vediamo, perché è decentralizzata di più, vediamo, ma non abbiamo un dato, non lo sappiamo se il mercato alla fine dirà non me ne frega un tubo di questa cosa e considererà invece Ethereum alla stregua di BSC, come se fosse la stessa cosa. E questo è un dubbio, ragazzi, nel momento in cui un investitore fa una scelta deve porsi queste domande, l'investitore, attenzione, non il tifoso. E un po' la domanda è questa qui, diciamo, non lo sappiamo, bla bla bla. Ora, tornando a noi, ragazzi, la questione dei tassi di interesse è un altro rischio a danno di Ethereum, e lo vediamo oggi, perché il rialzo dei tassi della Fed è un nuovo inizio di un trend al rialzo, perché entro la fine dell'anno arriviamo al 3%, ma l'anno prossimo probabilmente siamo al 5%, cioè la prima volta che torniamo a tassi pre-Lehman Brothers, cioè parliamo di roba mai vista negli ultimi 15 anni, ragazzi. E quindi tutto quello che avete visto disegnare sui grafici, su dagli ETF, Nasdaq, le stocks, eccetera, è cancellato totalmente, perché non esiste più quello stile di politica monetaria.
se cambia la politica monetaria, quei dati lì presenti sui grafici sono farlocchi, perché non sono quelli che andremo a vedere nell'immediato futuro. Magari poi fra sei anni, riprendiamo quello stile politico, ragazzi. Adesso probabilmente vedremo quelli che abbiamo visto nell'ambito 2001-2010, ragazzi. Quindi grande pare di congestione, un po' fatte meglio magari di quegli anni che erano un po' così. Quindi questo motivo centrale modifica anche e porta Ethereum e la DeFi intera in blocco davanti a un problema gravissimo, cioè il problema dei capitali e dei flussi di capitali che vanno via dai progetti risk-on, perché i progetti risk-free, cioè gli asset risk-free, che sono i bond, ragazzi, cioè le obbligazioni, i titoli di Stato, sono in tassi di rendimento in salita. Ne parliamo con le slide di dopo, perché non voglio anticipare, ma questa è una chiave, ragazzi. Nessuno l'ha detta sta cosa, perché ovviamente l'economia non si studia, quindi è un po' complessa, però lo so se l'ho detto, qualcuno l'avrà detto, non lo so. Però è fondamentale ragionare su queste cose. Quindi andiamo a vedere intanto quella che è la questione Ethereum, però questo problema qui è quello che veramente sta affrontando, secondo me, la regina delle cripto. Fermo restando che il merge deve essere apprezzato o non apprezzato dal mercato. Quindi è veramente molto difficile per Ethereum questa fase di mercato, ragazzi. Siamo veramente, secondo me, nella fase di mercato più complessa che le cripto abbiano mai affrontato dalla loro nascita. Io la vedo così. Ed è sicuramente utile, però anche un po' bruttino, perché insomma non è che proprio ci fa stare sereni e tranquilli. Allora, andiamo a vedere la questione. Prima analisi ciclica di quello che è l'annuale della market cap di Ethereum, per capire se questa situazione è un'anomalia, sta fallendo o meno. Allora, ve lo dico in maniera chiara, netta e sincera, da un punto di vista di analisi tecnica, poi facciamo analisi ciclica, poi facciamo le deduzioni che vi dicevo sui tassi. Allora, questa struttura non è un'anomalia al momento, quindi la questione del perché TH è sceso, quindi sta fallendo, non esiste, perché non è un'anomalia, è semplicemente la chiusura di un ciclo annuale dopo due rialzisti, è un po' bruttina, questo è un ciclo di bear market, ma tutto nella prassi, ragazzi, perché nel momento in cui questa zona del più o meno teorico ciclo semestrale è stata breccata verso maggio, a metà maggio, questa struttura non poteva che scendere. E perché i cicli sono così, lo so, alcuni di voi non li capiscono, altri non ci credono, però è in questo modo, ragazzi. Solo che è stata molto, molto forte, perché accompagnata anche da tutti quegli altri problemi che vi dicevo. Infatti qui siamo sulla market cap a 10 settimane, tutte rosse. Vedete, un disastro in pratica, vedete, da qui in poi su ETH. Quindi 10 settimane, 70 giorni di ribasso senza fine, ok? È molto importante, però non è anomalo. Quindi se voi vi parlate di anomalia, l'anomalia è quella che avete visto su Luna. Qui non è un'anomalia, questo fa parte dei naturali cicli che vanno in teoria in conclusione. Questo livello, questa area, ve l'ho pubblicata la scorsa settimana con l'analisi della total market cap di Ethereum, ed è qui che il mercato è arrivato, ha sfondato il livello di supporto, si è avvicinato al punto di equilibrio che sono i 100 billion ed è rimbalzato. Ok, quindi tutto nella norma e non c'è questa anomalia strana che dice ah, sta fallendo, non è quello che dicono i grafici. Poi ci sono delle problematiche per cui questa fase di bassista è stata molto accentuata, ma da qui a parlare del fallimento totale di Ethereum ce ne vuole, ok ragazzi? Fermo restando che probabilmente proprio a causa delle questioni legate ai tassi che vedremo tra un po', probabilmente questa fase di bear market sarà la peggiore mai vista, e questo bisognerà vedere. Poi ovviamente trend is my friend, se ritorno al rialzo io entro a long, ragazzi, però ok, un po' di ideucce le facciamo insieme qui, perché ci mancherebbe, perché l'analisi comunque dei dati è fondamentale, va bene? Allora, questa è la prima fase, se non che poi abbiamo un dato invece da un punto di vista di analisi ciclica che non è bello,
Perché l'analisi ciclica ci dice che questa struttura ciclica annuale, che è già virata al ribasso, per cui non può salire, non può invertire, non salire, invertire questo tipo di trend ribassista se non inizia un nuovo ciclo annuale. Quindi o chiude il ciclo annuale, anticipa, fa qualcosa, non lo so, anomala, eccetera, oppure finiamo quest'estate, poi si vede, ma fino a quando il ciclo annuale è questo qui, ragazzi, Ethereum va giù, come Bitcoin va giù, e non c'è una soluzione. O fanno il minimo e chiudono il ciclo annuale o scendono, punto. Quindi questo è il discorso. Il problema del fatto che stanno andando molto veloci è che queste informazioni non sono, cioè molti riconoscono queste informazioni, ragazzi, soprattutto gli investitori. Quindi un'inversione di trend qui su un grafico del genere la vedremo solo e unicamente a chiusura del ciclo annuale, e poi bisognerà vedere se il nuovo annuale sarà in grado di essere rialzista, perché potrebbe essere ancora un annuale addirittura ribassista o in barra di congestione. Quindi questo è il discorso. Fede dice ok, ETH va giù, BTC va giù. Attenzione che non parlo di brevissimo, perché io nel breve vedo l'inizio di un nuovo ciclo anche su Ethereum, ora te lo dico, però non cambia il trend. Cioè questo trend che tu stai vedendo, che è un trend al ribasso, che è questo qui, non cambia questa parte qui. Mentre che faccia un appino da qui a qui, non c'è nessun problema, però non cambia il trend, vedi? Questo è il discorso. Allora, io ti sto dicendo, attenzione, che non cambia e non può cambiare il trend fino alla chiusura di questo ciclo annuale. Non è detto che da qui a qui non lo faccia uno swing a rialzo, anzi, teoricamente dovrebbe farlo, perché come Bitcoin dovrebbe iniziare quello che è un ciclo mensile di un paio di mesi circa, quindi un bimensile, e dovrebbe iniziarlo tra poco, qui c'è una mancanza proprio tempistica, cioè mancherebbe un po' di timing per chiudere la struttura dell'annuale. Timing che non è poco, ragazzi, perché questo annuale se ne va a settembre-ottobre e io l'ho costruito molto corto rispetto ai precedenti, perché questi precedenti erano addirittura da 4,60, quindi se io volessi farlo corretto dovrei mettermi intorno a ottobre-novembre del 2022. Una cosa del genere configura che probabilmente qui è stato chiuso tra poco verrà chiuso un ciclo a fine mese di giugno magari, per poi dare spazio all'ultimo movimento che sarà il conclusivo finale. Ora l'ho disegnato come forma, non come target di prezzo. Perciò ragazzi, in questa fase potremmo in effetti assistere a un mini rimbalzino, perché ciclicamente dovrebbe essere così, e poi andare a chiudere. Il problema è che quando i mercati vanno a chiudere cicli di questa portata, a volte i rimbalzi sono praticamente inesistenti, perché se io sono un investitore e credo in una cosa del genere, ogni rialzo lo shorto come se non ci fosse un domani, ragazzi. Perciò il mercato non riesce ad alzare la testa, ecco perché non ci riesce, perché tutti usano dei eventuali up per uscire dal mercato in questo momento, perché sono impanicati da questo trend, ragazzi, e non c'è soluzione. Quindi questa è la problematica gravissima. Quindi dal punto di vista grafico non siamo in un'anomalia che si chiama il fallimento della regina delle cripto, assolutamente no, però siamo anche in una situazione di fortissimo rischio, in quanto se Ethereum, ragazzi, non ci fa uno swing almeno in pullback dei 200 billion, parlo di market cap, ora vediamo magari coi prezzi, prima della chiusura di questa struttura, la vediamo malissimo. Potrebbe anche andare a chiudere direttamente anticipando un po' tutto, quindi fare un concetto del genere, ragazzi, scende, dopodiché si ferma e aspetta. Questo è anche possibile, quindi se dovesse scivolare pesantemente parlo, ragazzi, nell'arco delle prossime settimane, potrebbe essere questa la soluzione. No, di questo purtroppo, per fare questo tipo di analisi, ragazzi, c'è da analizzare i mercati tutti i giorni, non c'è una soluzione alternativa. Però quali sono le aree eventualmente? Tutta questa zona che vi ho indicato, da 130, 50 a 82 di total market cap, Ethereum dovrebbe reggere. Se va a breccare in chiusura di questo progetto anche questa zona qui, ragazzi,
se ne scende in quest'area di nuovo diversa, che è tra 80 e 40, cioè in pratica è un disastro, in quanto Ethereum ritornerebbe in pratica a inizio 2000, a inizio dell'anno, in pratica fa un super pullback di quello che era un livello che aveva rotto precedentemente questo qui, che era stato molto importante per gli anni successivi. Ma anche in quel caso, secondo me, non si può parlare di fallimento, perché fallimento è un'altra cosa. Quindi, come la vedo io su Ethereum e come la vedono i dati, è una correzione importante, molto rilevante, ma è anche giustificata dall'attuale situazione, perché Ethereum ha tutti questi problemi che vi sto dicendo, in più questo dei tassi, che modifica anche l'attuale situazione e porta sia Ethereum sia il settore della DeFi verso una nuova partita da giocare, che adesso andiamo a vedere, visto che siamo a metà live, e questa nuova partita non l'hanno mai vista quei mercati, nemmeno Ethereum l'ha mai vista, che è più giovane, che è più vecchio. Quindi la devono affrontare, perciò questa fase di ribasso è dentro tutte queste considerazioni, non è anomala, almeno al momento. Se poi domani fa meno 50, ragazzi, allora vabbè, sta fallendo il progetto, è sotto attacco di qualcuno. Però questi dati che stiamo vedendo finora disegnati dal mercato sono anomali da pensare a un fallimento, come invece è stata la questione di Luna. Sono anche estremamente attesi, cioè tutto sommato era attesa una cosa del genere, non è niente di che, ragazzi, cioè niente di che, è una bastonata colossale che però è purtroppo attesa. Andiamo a vedere anche i prezzi, giusto per avere un'idea generale di quello che potrebbe succedere ad Ethereum proprio in questa fase. Dove sei? È sparito anche il grafico di Ethereum, non lo trovo più. Ho solo THBTC, ok, facciamo così. Ok. Perfetto, ragazzi, allora abbiamo anche il grafico sempre con time frame settimanale, e per andare a vedere quali sono i livelli di pricing di questa struttura. Intanto la struttura che vedete qui ha la stessa conformazione di quelle precedenti, quindi qui è l'area centrale e poi abbiamo un'area superiore che era il livello di supporto breccato, la famosa linea giallina, e giù avevamo un'altra area di supporto che diciamo dovrebbe contenere questa fase. Al di sotto di questa poi si scende ulteriormente in questa zona qui, che invece è un'altra area. Ora io, ragazzi, ve l'ho disegnata questa cosa qui per farvi capire che i target price possibili per la regina delle cripto sono molto molto profondi anche in una fase del genere. Quindi qualora dovesse andare in porto la questione legata al fatto che ci sia magari una fase finale di questa struttura ciclica come quella che vi ho detto forte, potremmo scendere ulteriormente, e lo scendere ulteriormente implicherebbe il raggiungimento di target tra i $700 di Ethereum, e se breccati questi parliamo di $460, $400, che ovviamente, ragazzi, sono meno, insomma, 60 circa dai prezzi attuali, ed è insomma brutto, perché vedete qui siamo meno 66, comunque da meno 38 o meno 50-60 raggiungibili qualora le cose si mettano male. Allora, quest'area, questa zona qui, $600, per me è raggiungibile in maniera estremamente semplice da Ethereum qualora dovessimo andare a fare l'ultima gamba ribassista di questo ciclo annuale. Secondo me è facilmente raggiungibile $600, $650, ragazzi. Sotto è un eccesso dovuto probabilmente a tutta una serie di situazioni. Il problema è capire che cosa succede al mercato total market cap della DeFi qualora dovesse veramente succedere una cosa del genere. Ragazzi, la regina delle cripto fa meno 50, per non parlare di Bitcoin, che sicuramente non gli toglie nessuno un meno 30, meno 35 se Ethereum fa 50,
Però ragazzi, questa è la questione, insomma, che dovremmo andare ad affrontare. Ora parliamo, andiamo, diciamo, alle questioni invece legate alle slide che vi avevo preparato. Allora, l'analisi tecnica, l'analisi ciclica, i target price, i level li abbiamo visti, non è un'anomalia, è una struttura ciclica di cui abbiamo parlato diverse volte. I prezzi sono molto profondi, molto bassi, perché il mercato affronta diversi problemi che precedentemente non c'erano. Questo bear market non è come i precedenti, perché siamo dentro il rialzo dei tassi, l'exit strategy della Fed. Ethereum ha il merge, se lo fanno o non lo fanno, che, come vi dicevo, è tutto a sfavore in questo caso, perché per un gioco delle parti, poi dopo cambia, ma all'inizio è sfavore. E quindi bisogna vedere quelle cose lì. E poi c'è il terzo e ultimo elemento di cui vi ho preparato queste slide, ragazzi: Ethereum e DeFi hanno un mercato di riferimento in questo momento, che è il mercato del denaro. Cioè Ethereum e la DeFi mirano, in questo momento Ethereum è molto forte con la DeFi e con gli NFT. Tralasciando gli NFT, diciamo che è un mercato totalmente ciclico e a parte. La DeFi, che invece è una parte integrante della rete di Ethereum, la chain di Ethereum, affronta un problema grave, ragazzi. Sta andando a cercare di innovare, in teoria, con un sistema decentralizzato, un settore per cui deve fare concorrenza al settore della finanza tradizionale, TradFi, giusto? Quindi la DeFi ed Ethereum fanno concorrenza alla TradFi, ragazzi. Va bene? Se questa concorrenza, come la fanno? In base a cosa? Ve lo siete mai chiesti? Cioè, ok, c'è la filosofia, mondo decentralizzato, benissimo, ok. Poi però ci sono anche i numeri e oggettivi, cioè la filosofia e le analisi di natura filosofiche non interessano agli investitori istituzionali. Agli investitori istituzionali interessano i cash e i numeri e i rischi. Va bene, nel momento in cui vanno a fare questo tipo di ragionamento, vanno a guardare dei parametri. Allora, come fa, questa è una domanda che vi faccio, ragazzi, come fa la finanza decentralizzata a fare concorrenza alla finanza tradizionale? Ve lo siete mai chiesti questa domanda? Come la fanno la concorrenza? Va bene, rispondete a questa domanda se avete una mezza idea, ragazzi. Io intanto vi mostro le slide di oggi. Con il modello pacco finanziario, ho detto così, sembra uno scammone, comunque non è uno scammone, è il pacco finanziario. Va bene, ok. E allora Christian dice non la fanno la concorrenza, invece sì, la fanno, e c'è anche un indicatore, un indice molto molto rilevante, che è esattamente è questo, con i rendimenti che offrono più elevati e rischi teoricamente contenuti con meno regolamentazioni. Questi sono le frecce di Arrow che la DeFi ha rispetto alla TradFi, ragazzi. In primis, i rendimenti. Secondo, rischio contenuto. E terza questione, o meno regolamentazioni. Tutte queste informazioni, tutti questi punti che Ale TDG numero uno, ok, ha indicato alla grande, proprio veramente con una risposta precisa e puntigliosa, sono i veri fiori all'occhiello della DeFi. Ora analizziamoli insieme, ora vediamo le slide oggi come sono messi questi punti. La regolamentazione è praticamente un fucile da cecchino puntato addosso alla DeFi da chilometri, è accerchiata stile Bruce Brothers, se qualcuno di voi si ricorda il fantastico e mitologico film dei Bruce Brothers che finisce con la scena finale dove li accerchiano tutti, praticamente è la stessa cosa. Quindi la regolamentazione è un punto interrogativo gigante, grande come una casa. Rischi contenuti. Il fallimento di Luna ha dimostrato che col cavolo che sono rischi contenuti, cioè che tutto il sistema è ancora appoggiato su tasselli di carta pesta e di panna montata, che dipende molto dalla ideologia e dalla morale del team in questione, che ci sono tanti costrutti che rendono facile al team fare illeciti, scammare e tutto il resto. Quindi da un punto di vista dei rischi contenuti l'asticella se ne è alzata alla grande. E poi c'era l'ultimo grande tassello della DeFi contro la TradFi, che si sta sgretolando proprio in questi mesi, ed è il vero motivo, ragazzi, per il quale
tutto il deflusso di liquidità che sta andando via dal settore della DeFi, ed Ethereum in particolar modo sta soffrendo per questa cosa, è collegata proprio a questi tre punti, ragazzi, perché sono dei punti di natura fondamentale. Quindi andiamo ad analizzare quelle che sono, diciamo, queste fasi. Disclaimer liberatorio, ovviamente non do consigli finanziari quando faccio slide, ragazzi. Allora, rialzo dei tassi, che era l'ultimo punto di cui stavamo parlando, impatta in maniera enorme sui mercati DeFi ed Ethereum per la questione legata alla concorrenza dei capitali. Nel momento in cui io ho dei capitali e sono un investitore istituzionale, perché li devo mettere in DeFi? Perché non ho la regolamentazione, accetto un rischio molto alto rispetto ai precedenti, ma contenuto, e perché ho dei rendimenti che giustificano quello che è questo tipo di scelta. Cioè risk on contro risk free, va bene ragazzi? Ma se io nella mia tradizionale finanza standard, che dura da centinaia d'anni, che ha alla base una valuta che dura da centinaia d'anni, io ho dentro un rendimento che va su, ragazzi, allora il gioco non vale la candela, e quindi cosa faccio? Cash out. Questo è il problema, vado fuori da questo mercato perché il gioco non vale la candela. I tassi attesi per l'anno 2022 della Federal Reserve sono il 3%. Il rialzo di ieri lo ha dimostrato in maniera importante, perché la Fed non ha solo detto alzo i tassi, la Fed ha detto io li alzo di un punto, se l'inflazione non scende ve li alzo di due punti. Cioè la Fed ha detto io questa inflazione non la tollero, per cui distruggeranno ogni cosa, alzeranno i tassi, toglieranno soldi, manderanno in recessione l'economia, fino a quando non fermeranno alla grande quello che è, diciamo, tutta questa manfrina inflattiva. I tassi probabilmente nel 2023 saranno intorno al 5%. Il rendimento di un titolo di Stato italiano atteso sarà intorno, è già attualmente intorno al 5%. Ora, ok, molti di voi diranno, ma un titolo di Stato italiano è rischioso. Ok, ma i tassi americani sono già al 3,50, ragazzi. Cioè, questo significa, ve lo dico in maniera chiara, se io sono un investitore istituzionale, prendo un miliardo, un milione, 100 milioni di dollari, li presto al governo americano e mi danno il 4%. Li presto ai protocolli DeFi e ottengo il 5,50, variabile, forse, che poi domani vediamo, ma quando li tiri fuori però devi stare attento che non te li danno, o forse te li diamo se non scambiamo, o poi un domani vediamo cosa fare, perché poi li cambiamo e li switchiamo dentro un'altra cosa che li sguappiamo. Questo è il problema, ragazzi. Cioè, ma davvero pensate che un investitore istituzionale prende 10 milioni di dollari e li mette su una DeFi al tasso del 6% quando il titolo americano, i titoli di Stato, i treasury americani gli danno il 4? Ma siete fusi? Cioè, o sono illeciti, capitali illeciti che non possono andare nei titoli di Stato, oppure non lo faranno mai, ragazzi, va bene? Mai, perché ovviamente il gioco non vale la candela. Questo è il problema di fondo che sta affossando Ethereum in maniera importante, con un deflusso di capitali, e rende l'intero settore di Ethereum e della DeFi a fortissimo rischio capitolazione definitiva, proprio perché non riescono a stare al passo. Attenzione, che secondo me non è così, perché i processi, adesso vi ho fatto una slide con tutto quello che sarà secondo me la lista dei processi di quello che avverrà probabilmente, che di solito avviene questo, poi ovviamente in questo caso è tutto più veloce, però di solito avviene questo. Comunque il motivo di fondo è questo qui, ragazzi: quanto deve rendere la DeFi per continuare ad attrarre capitali se i tassi free risk, teorici free risk, perché i titoli di Stato non sono veri free risk, ma immaginiamo che siano così, sono al 5%. Io questa è un'altra domanda che vorrei a voi, ragazzi. Se c'è questa idea, io sono un investitore istituzionale, quanto deve rendermi la DeFi? E in maniera stabile, abbiamo visto che i rendimenti della DeFi non sono neanche stabili, ragazzi, perché partono con quei rendimenti senza senso, poi se ne vanno neanche stabili. Allora, se io devo avere dei rendimenti stabili, quanto devono essere questi rendimenti per competere con un free risk al 5%? X2,
Ale dice 10-15, almeno X2. Ok, quindi 10%. Vabbè, il faro dice almeno, cioè 100, 100 mi sa, è eccessivo. Peppe 12-17. Eh sì, ragazzi, insomma, siamo tra il triplo e il quadruplo almeno. Cioè, un investitore istituzionale può dire, ok, io il 5%, il 10% del mio portafoglio lo metto su questo mercato perché mi fa guadagnare 4 volte quello che guadagno su un titolo di Stato. Quindi almeno 4 volte. E comunque ci metto il 5% del mio capitale. Cioè, pochissimo. Perché per metterci tutto deve poi essere regolamentato nel modo giusto, assolutamente free risk, e avere concorrenza di rendimento. Invece qui non siamo totalmente, non siamo da nessun free risk, anzi è totalmente il contrario, e quindi questi sono i problemi veri, gravi, in base a mille chiacchiere inutili che la DeFi ed Ethereum stanno affrontando e dovranno affrontare proprio quest'anno, perché la prima volta che il rialzo dei tassi avviene in maniera così consistente. Fino a prima pensavamo che l'inflazione fosse passeggera, o che addirittura io stesso pensavo, l'ho detto anche in una live, che la Federal Reserve non volesse forse ridurla veramente l'inflazione. Mi sbagliavo, perché è intervenuta in maniera pesantissima e i titoli di Stato, ragazzi, sono, le quotazioni di titoli di Stato sono crollate e i rendimenti schizzati alle stelle. Questo indica proprio che la volontà c'è tutta di fare questi discorsi, quindi non è una questione di manipolazione, niente. Quindi le fasi che affronteremo probabilmente, che anche Ethereum e la DeFi dovranno affrontare, saranno queste. La prima fase, che è quella che stiamo vivendo in questo momento, fuoriuscita dei capitali di investimento dai risk on al risk off, cioè vanno verso i titoli di Stato. Ora, questa è l'attuale situazione. Se voi pensate che siamo nella fase finale, non è così. Questo siamo, e nell'attuale situazione noi stiamo assistendo al deflusso dei capitali dai mercati cripto in generale, ma soprattutto da Ethereum e da quelli che sono mercati che non hanno senso, perché un investitore istituzionale non sta in una DeFi se i titoli di Stato gli danno il 5%. Non ora, a meno che appunto la DeFi non si va a ricalibrare, e questo lo farà, ma lo faranno con un po' di tempo. Però al momento questa è la prima fase, ragazzi. Ok, poi dopo avremo una fuoriuscita di capitali che teoricamente avviene seguendo questo schema, cioè escono prima dalle azioni, dalle stocks, poi da investimenti iperspeculativi in generale, quindi anche le cripto, da tutte le cripto utilizzate per avere dei rendimenti, quindi progetti DeFi, perché io, se ho delle stable, o non possono entrare nel mercato, quindi discernete le due cose, o sono stable che non possono entrare nel mercato perché sono in nero o quell'altra roba, oppure io, se voglio finanziare il mondo cripto, va bene, tutto quanto, però non è che tutti ragionano così, è una minima parte che ragiona in quel modo, ragazzi, la massa, e quindi i capitali grossi ragionano in altro modo, escono da questi capitali perché c'è il problema del tasso di interesse, e quindi tutte questi flussi di capitali vanno verso i titoli di Stato probabilmente, e vanno da asset risk, escono pure da asset risk, risk on, come Bitcoin. Per Bitcoin un po' di meno, perché non ha questa roba, ragazzi, quindi Bitcoin è sempre comunque un asset visto in maniera diversa rispetto a quelli che sono appunto collegati proprio alla DeFi, ma gli asset della DeFi hanno senso solo perché vi danno il rendimento, ragazzi, se no che senso hanno? Perché mettete lì la roba? Cioè, per fa che? Cioè, ok, quelli c'è il rendimento, e siccome non sono neanche nell'economia reale, non sono neanche operativi al momento, sono delle innovazioni, stanno strutturandosi, allora è ovvio che gli investimenti vanno via di là. Infatti, se vedete i TVL, ma in generale anche le capitalizzazioni di tutti i protocolli della DeFi, si sono abbattute in maniera consistente. Infatti siamo nella total market cap, siamo addirittura a 60 billion, e probabilmente se vanno male le cose ritorniamo a qualche billion, ragazzi, quindi questo è il problema. È normale una cosa del genere, però non è detta l'ultima parola. Le fasi temporali, per me, ragazzi, questa è un'opinione, non è un dato, però per esperienza personale, per quello che ho visto io in tantissimi anni sui mercati, penso che le fasi temporali alle quali assisteremo siano queste, quindi fuoriuscita dai capitali da risk on, che lo stiamo vedendo in questi giorni,
Poi posizionamento dei capitali su investimenti risk free, quindi sui titoli di Stato probabilmente, soprattutto quando i titoli di Stato raggiungeranno un livello di rendimento appetibile. Per esempio, se io mi compro un trentennale magari no, però un decennale americano al 5%, ragazzi, io lo blocco quel rendimento al 5%, ok, basta. Certo, faccio una scommessa perché se l'inflazione non viene contenuta poi vado in perdita, quindi ci sono comunque rischi anche lì. Però io comunque quel 5% lo prendo insieme al capitale e me lo garantisce lo Stato americano. Quindi capite bene, insomma, moltissimo nel posizionamento a un certo punto andranno su quella roba lì. Poi il terzo punto, quindi il punto 2, è iniziato ma non è nella sua fase clou, è ancora all'inizio. Siamo all'inizio di quella fase. Poi ci sarà la terza fase, ragazzi, cioè attesa fine rialzo dei tassi. Quando e se l'inflazione sarà controllata, avremo raggiunto un punto di equilibrio. Ed è quello il punto fondamentale, perché poi ci sarà la quarta fase, il riequilibrio dei rendimenti offerti dagli strumenti risk on, cioè tutti gli strumenti che sono che hanno rischio dentro, compresi tutti i protocolli della DeFi e quant'altro, dovranno riequilibrare i loro rendimenti offerti proprio in base a quello che voi stessi avete detto, dandovi la risposta più ovvia, quella emotiva, quella istintuale, X4, X3, rispetto a quelli che saranno i tassi raggiunti. Quindi noi siamo sicuri che il 3% basti a fermare l'inflazione? Allora ho una DeFi che mi deve garantire almeno un 12%. Ma oppure se i tassi salgono ancora e siamo a 5, allora dobbiamo andare a 20, ma ce la fanno? Come li trovano? Dove li trovano? Hanno le tokenomics? Hanno tutti i sistemi adeguati? Come sono le loro strutture? Non sono assolutamente adeguati a rispondere a questo tipo di domanda perché è la prima volta che lo fanno, quindi bisogna dargli il tempo di riequilibrarsi. Quindi la quarta fase, che sarà la fase più importante, magari siccome nel settore cripto siamo velocissimi nel fare le cose, questa roba magari la faranno velocissima, però la dovranno comunque fare. Intanto bisogna vedere dove finiamo con il rialzo dei tassi, cioè dove andiamo a controllare realmente l'inflazione, dopodiché ci sarà il riequilibrio. 5. Rinascita DeFi con rendimenti concorrenziali agli investimenti risk free. Sesta e ultima fase, capitali nuovamente attirati su progetti crypto DeFi risk on. Prima di questa situazione, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Quanto tempo servirà per ricreare tutto questo processo? Quali progetti resisteranno? Cosa resterà alla fine della tempesta? E questo è il nuovo lavoro che dovremmo fare nei prossimi mesi / un anno due, perché sarà il lavoro promettente per la prossima bull run, perché i progetti che resisteranno, che sapranno fare una cosa del genere, sono i nuovi progetti che poi nel 2025-26 che sarà faranno i numeroni, ragazzi, va bene? Quella roba lì, a parte gli scam che ci sono sempre. Quindi questo è il concetto di fondo ed è quello a cui assisteremo, secondo me, nei prossimi anni. Quindi un processo solito di rialzo dei tassi di interesse dura in sostanza un anno e mezzo. Siamo a 3 mesi, quindi abbiamo un anno e 6 mesi, un annetto e mezzo circa ancora, un annetto e 2 mesi, va? Insomma, vogliamo stare stretti, per assistere a questo processo. Quanto tempo ci mettono i progetti cripto? Non l'hanno mai fatto, secondo me sono iperveloci. Come vedete, tutto questo processo che si chiama anche consolidamento e ricreazione di un business, che è quello del lato cripto, mette sotto stretta pressione Ethereum. Quindi è questo il problema. E tutti i progetti della DeFi, molti, non resisteranno, ragazzi. È normale che sia così. Ma che io adesso vi dico quali secondo me resistono e quali no, perché vanno approfondite tante cose, veramente siamo con la palla di vetro, perché secondo me qui il progetto che resisterà di più sarà quello che sarà più in grado di mantenere i capitali, quindi mantenere i capitali all'interno del progetto stesso, cioè il concetto della liquidità, il sangue pulsante di un organismo, la liquidità.
se il progetto DeFi in questione riesce a mantenere la liquidità all'interno, in gestione, all'interno del suo progetto, probabilmente ha più chance di restare in vita. Per farlo dovrà ovviamente aggiornarsi, mantenere un livello di sicurezza elevato, stare nelle interfacce giuste, eccetera, per attrarre la liquidità giusta e soprattutto mantenere un tasso di rendimento adeguato a tenere i capitali sulla sua piattaforma. Ed è normale che sia così, perché la concorrenza del mercato, ed è normale che nelle fasi di consolidamento verranno spazzati via dalla concorrenza di mercato quelli che sono i progetti che non riescono a essere migliori, quindi i progetti che non riescono a creare vero valore nel mercato. Questo è quello che penso ed è la mia risposta definitiva. L'accendiamo alla questione Ethereum fallirà. Ragazzi, poi adesso abbiamo fatto questo bellissimo video, domani come sapete i mercati fanno meno 70% e quindi non ve lo vedete neanche che non ha senso, perché c'è che magari, al di là della speculazione eccetera, questi sono delle bellissime, diciamo, riflessioni in termini oggettivi che porteremo avanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Andremo a guardare questi punti, i flussi di capitale eccetera, cosa fa la Fed quando decelera il tasso di la fase di accelerazione dei tassi eccetera, tutta questa roba qui ci terrà compagnia fino ai prossimi anni insieme agli amati cicli che sapete dobbiamo andare a chiudere entro breve. Ma è questo, ragazzi, questo è, non è una tempesta, questo è un disastro che si è abbattuto addosso al mercato cripto, perché intanto Ethereum e l'intero settore DeFi non erano minimamente pronte a una cosa del genere. Perciò, ragazzi, è una cosa difficilissima. Chi resiste a questa roba del genere è quasi un apocalisse, dai, diciamolo chiaramente. Chi resiste a una roba del genere c'ha due così, eh? E quindi ben venga una cosa del genere, ci sarà da divertirsi, soffriremo, ma quanto soffriremo. Va bene, detto questo, domani speriamo in una candelona verde gigantesca, tutti long a seguire il trend e vai con liscio. Va, fatemi sapere cosa ne pensate un po', vediamo che cosa mi avete scritto, finiamo con i commenti questa super live. Ragazzi, queste super live, come sapete, mi piacciono alla grande, perché questo è il mio, è stato il mio tema anche di dottorato, l'analisi, la politica finanziaria, quindi io sono contentissimo quando ne parliamo, e soprattutto parlare di una cosa del genere in un settore iper innovativo è bellissimo. Allora, Luna era quella intaccata, in teoria ha resistito ribasso di BTC, poi alla fine ha fatto boom. Altro che palla di vetro ci vuole. Eh beh sì, ma Luna però aveva una struttura proprio buggata all'interno del sistema, cioè un'algoritmica come stablecoin. Qui non sto parlando di stablecoin, io parlo proprio del stablecoin normale, ragazzi, cioè della capacità anche di fare quella roba. Wirex ha introdotto NXUSD con il rendimento. Allora, io questa roba l'ho vista su Wirex, siccome Wirex, lo sai, è stata una delle mie prime carte, ho fatto anche diversi video con Wirex, non mi dispiace, approfondisco la loro nuova DeFi, perché è nata una DeFi di Wirex da poco, ragazzi, la stiamo tenendo sotto controllo, però in un momento del genere magari non è che abbia molto senso, però insomma sì, si può vedere. Mauro, quali sono i progetti che sono resistiti al bear del 2017 e poi sono esplosi? Sai che non mi ricordo, ma penso che di quelli che facevano il botto in quegli anni non ci sia più niente, se non, non erro, perché Solana non c'era, Ethereum è l'unico, Ethereum sicuramente, poi gli altri erano, vabbè, ai tempi c'era la problematica del fork Bitcoin, Bitcoin Cash, BSV, i vari fork di Bitcoin, Diamond, c'erano uno al giorno, poi c'era la guerra dei miners, c'erano tutti i token degli exchange, quindi BSV, BSC, BNB per esempio c'era, ha fatto il botto. Questi sono progetti che hanno fatto il botto, quelli degli exchange e le chain c'erano, hanno fatto il botto, queste qui. Però altri progetti che ricordi che erano in gran voga, poi magari erano nati però non erano in voga, non ti saprei dire, insomma, quelli famosi Ethereum innanzitutto, poi Binance. Allora, ciao Dan, ciao, come stai?
So che non ti piace, ma come alternativa? Beh, guarda sempre il trend contro Bitcoin. In questo momento è in ciclo, il famoso ciclo quadriennale, no? È iniziato proprio il ciclo da 4 anni, quindi è forte rispetto a Bitcoin. Un po' di oro lo puoi mettere sempre, è una diversificazione del proprio portafoglio. Io preferisco il dollaro. Ragazzi, c'è un problema. Poi faccio un video su YouTube e ve lo dico. Allora, il dollaro non è il cash is trash, non è sempre vero. Ci sono dei momenti in cui cash is the king. E questo è un momento in cui cash is the king. Poi magari ci mettiamo l'oro, ci può stare assolutamente come diversificazione. Allora, intento ovviamente il settore nei progetti che sono esistenti. Allora, come settore le chain e gli exchange. Secondo me, i prossimi settori che invece saranno in grado di resistere potrebbero essere appunto i settori DeFi dopo la pulita e le chain, resteranno sempre le chain. Poi c'è quella questione legata al gaming che non la sottovaluterei perché è un settore trasversale, cioè non è collegato a nulla di quello che vi ho detto oggi. NFT è un'altra cosa, ma il gaming in particolar modo è una cosa completamente diversa, quindi seguirà le sorti insomma di un settore diverso. Quindi perché no? Va studiato. Perché si può diversificare magari rispetto ad altri settori in quanto teoricamente non dovrebbero essere collegati. Teoricamente, però è giovanissimo al momento, è ora di trovarsi il lavoro. Ciao Jacopo. Domani giornata 3-4 streghe, che ne pensi Mauro? Penso che dovevamo salire oggi e non l'abbiamo fatto. Ciao Dada, economia, poi specializzato in politica monetaria. Allora, per ora yen, ave, curve, non credo sopravvivrà altro. Allora, questi sono interessanti, per esempio, sono tutte cose utili, vedi? Piattaforme di lending, le pool per creare liquidità, questi sono tutti progetti utili. Vediamo cosa fanno, vediamo. Ciao Mauro, cosa pensi? Pensa che io fino a qualche mese fa non riuscivo nemmeno a stare con 10 minuti sui tuoi video, ora aspetta. Allora, c'è sempre un grande attrito sui miei video, ragazzi, perché sono ipertecnici e hanno uno scudo all'ingresso, no? Quindi non riesci perché ti frulla il cervello, però poi quando entri nel mood, grazie comunque Franza, sei benvenuto, ovviamente grazie. Ma sai che non lo so dove sta? È sul capitale umano. È una tesi di laurea avevo fatto io per entrare poi nel dottorato che parlava del tasso di over education delle università vecchie. Infatti, poi l'hanno ridotto. Insomma, sai che non so dove si è pubblicata da qualche parte perché è una tesi old style, ovviamente, non è nuovo ordinamento. Allora, vediamo altre cose. ETH Cardano. Cardano, ragazzi, Cardano però sta facendo la bastardina perché è da un po' che ha trend positivi anche su Ethereum, ragazzi, e quindi si sta prendendo le rivincite Cardano. Io l'ho usata per fare un super spread con la mia strategia del crypto spread contro NIR al contrario. Avevo aperto NIR contro Cardano ad aprile, ho fatto l'opposto perché ha invertito lo spread, ha invertito proprio il trend. E Cardano, vediamo, là c'è qualcosa sotto, non lo so. Ripple c'era, sì, Andrea, sì, c'era Ripple, è rimasta, ma Ripple è la banca delle banche, quindi quella resta, cioè non prende. Zilliqa, sì, XRP, insomma, tutti i progetti che c'erano ai tempi. Allora, probabilmente sono due le cose, o stiamo ai livelli attuali a fine mese, poi prossimo si risale un po', nel caso contrario chiudo gli occhi e riapro. Ragazzi, scendiamo sotto dei livelli, succede un disastro, perché ci dimezziamo come capitalizzazione. Ciao Mauro, cosa pensi della Cronos Chain? Anche lì, ragazzi, la Cronos Chain, ecco, per esempio, quella è una chain che ha bisogno veramente di... Cioè, in questo momento una crisi del genere su chain come la Cronos... Secondo me sono fortemente impattanti. Comunque tieni sempre sotto controllo le quotazioni e le oscillazioni di CRO, perché tutto da lì dipende. Quindi anche in quel caso alcune piattaforme tipo Tectonic non hanno avuto grande utilità. E poi un domani perché stare su una chain come la Cronos che comunque funzionicchia, ha delle belle cose, ma non sono le uniche.
insomma, se c'è un processo di consolidamento, secondo me queste chain medio-grosse, come proprio la Kronos, avranno tanto da lavorare, potrebbero soffrire. Quindi CRO sotto i riflettori, magari un giorno lo vediamo, perché è stata in discesa ovviamente come gli altri. Però se la vuoi controllare, anche le sorti della Kronos Chain sono ora più che mai collegate fortemente a CRO. Quindi tienilo sotto controllo. Ciao Mauro, ma Cosmos che sale contro BTC? Cosmos che sale? Adesso mi hai detto una cosa. Quindi Atom sta salendo? Atom sta salendo? Sei sicuro? A me non risulta, comunque. Allora, Cosmos contro Bitcoin di Binance. Eccolo qui, il grafico. Intendi questa settimana che ha fatto più 17, ma era a meno 76%. Ragazzi, allora distinguiamo le sì, può essere che ha chiuso un ciclo e adesso qui vediamo, già gli do un'occhiatina, sembrerebbe proprio un ciclo, insomma 500 giorni, ci può stare, sì, potrebbe aver chiuso un ciclo lungo, un annuale lungo contro Bitcoin. Ma cioè una settimana che mi fa più 17 dopo aver perso il 76%, dire che rialza, che ti devo dire? È un rimbalzo, al momento è solo un rimbalzo, poi se cambiano le sorti della questione la vedremo. Comunque ragazzi, più orizzonte quando analizzate i dati, mi raccomando. Allora, abbiamo un gruppo WhatsApp che praticamente parliamo solo di te. Ciao Andrea, grazie, la mia ragazza si preoccupa, no, no, digli che io sono buono solo per le analisi, digli così. Vabbè, un giorno allora fatemi entrare in questo gruppo. Allora, andiamo, allora, MM Finance regge, sì, nonostante quella sia una dei fai difficile, però regge, sì, ha ragione, regge. Come finirà per Celsius? Allora, mi piace la questione Celsius, questa è una cosa, perché io li facevo spacciati, invece sembrerebbe di no. Sembrerebbe che loro siano in grado di recepire la forza dell'unione con altri progetti. Per esempio, quello che ha fatto Nexo è significativo, perché Nexo ha detto... vi tolgo io la liquidità, cioè si autogestiscono. Ora bisognerebbe vedere se gli altri progetti, vabbè, loro sono più grossi, se anche BlockFi magari entra in questa cosa, tentano di salvarlo, cioè se si fanno, se fanno trust tra di loro, se fanno trust, secondo me sopravvive, ce la fa ragazzi, perché il problema delle bank run è l'assenza del trust fra queste grandi strutture, questi grandi progetti. Se loro fanno trust, secondo me è un punto a favore della DeFi anche, perché non ci dimentichiamo, ragazzi, che la DeFi viene dopo la CeFi, quindi intanto bisogna stabilizzare la CeFi, poi se quella è stabile e fa trust, crea anche un precedente che la DeFi può copiare. Perché no? Secondo me è interessante questa cosa. Vediamo. Dipende tutto da se riescono a sostenere questo trust. Certo, se gli arriva un'altra legnata in faccia, come i giorni scorsi, con una settimana almeno 25, secondo me l'avevo difficile. Bisogna capire. Però, ragazzi, è proprio da queste cose che si vede la forza di un progetto. Insomma, Nexo si sapeva che era messo a maluccio. Va bene, andiamo avanti. Dario, potrebbe aver chiuso con il minimo del 15 giugno l'annuale? È un po' corto. Molto corto. Primo dato che abbiamo avuto un forte trend a ribasso. Non è fortissimo, tale per cui mi accorcia due mesi. Questo è il problema. Allora, dal punto di vista di prezzo ci siamo. Il prezzo di Bitcoin, parlo, che ha raggiunto i 20K, ci siamo. E da un punto di vista di tempo no. Quindi a me darebbe molta più, non tranquillità, perché comunque siamo disastrati rispetto a prima, ma mi farebbe stare più sereno vedere Bitcoin ritornare a 30K. Perché poi mi preparo un'eventuale fase di ribasso e magari se dovesse andare male, 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 andiamo a 18, ok? E di nuovo lo stesso problema di prima, che però prima abbiamo fallito, i 52 abbiamo fatto 49, e i 38, non mi ricordo, abbiamo fatto 34, non vorrei che adesso facciamo 25 per dire se ci arriva,
e siamo puntati a capo, cioè finiamo male. E questo è un po' il discorso. Io attendo ancora, non sono dell'idea che sia impossibile che abbia chiuso l'annuale, non dico questo, però è più probabile che faccia un mese o due di tentennamento rialzista e poi va in close finale. Diciamo che a livello di struttura ciclica, anche sui massimi, si analizzi i massimi, sembrerebbe indicare questo. È un po' difficile, vediamo. Allora, considerato il ribasso che abbiamo avuto, è ancora valida la view di una ripartenza breve verso i 31? Sì, è valida. 37 mi sembra molto alto, non ce lo vedo 37, ti dico francamente. Poi è possibile, da dove siamo arrivati il 37 lo vedo un po' eccessivo. Comunque Jacopo, sì, è possibile se facciamo il mese di luglio e agosto, è un pezzo d'agosto, all green. Come sai, in Academy andiamo a sfruttare anche le candele mensili e abbiamo tre rosse di fila che ci hanno massa cosa. Qua ci sta beccando proprio pesante. La prima operazione in forte perdita, forte relativa, insomma, intorno al 10%. Però ci sta comunque penalizzando. Può essere che se luglio è green, allora sì, i 32 sì, e dovrebbe essere green perché abbiamo tre rosse. Mauro, ti aspettiamo nel gruppo. Tutti a rischio di divorzio, ragazzi. Allora, quello che ha fatto Next l'ho visto anche come una grande operazione di Max. Sì, sono d'accordo con te. Ti aiuto perché io sono solida, ok, che ne pensi? Sì, è una versione di marketing, però fa trust e comunque la liquidità c'è su Nexo, perché se vai su Trust Explorer e quello di Armanino, comunque ce l'hanno la liquidità, e quello è, almeno se i dati di Armanino non sono falsi, ma non credo, ragazzi, sono in blockchain, quindi... Mauro, che ne pensi? La prossima bull run sarà tra più di un anno? Secondo me la prossima bull run sarà molto bella, perché sarà una bull run, se dovesse avvenire, più matura. Però, ragazzi, il problema è da dove parte, perché se la bull run parte da 18, 20 è un discorso, di Bitcoin parlo, se la bull run parte da $6,000, ok, ricordati che il problema è che probabilmente potremmo anche aver raggiunto un massimo storico di Bitcoin molto rilevante, e magari bisogna aspettare un'altra politica monetaria espansiva per avere tante altre cose. Insomma, c'è tanto da dire, tanto da dire. Ci spingiamo troppo oltre andare ad analizzare cose che succedono fra 2 o 3 anni. Quello che oggi si può dire che sarà una bull run probabilmente consapevole, molto di più delle altre. Questo sì, anche se l'ultima non è stata non consapevole. Infatti Bitcoin non è andato a cifre astronomiche, ragazzi, rispetto a quello che doveva andare, i famosi 100.000, 140.000, eccetera. Va bene. Allora, ragazzi, ultime domande e poi chiudiamo, che siamo in ritardo. Allora, Mauro, pensi che BTC potrebbe partecipare alla chiusura del ciclo, visto questo ribasso importante? Già risposto precedentemente a Dario. Al momento non vedo figure di anticipazione. No. Ti dovessi dire proprio a mio rammarico, io sto sempre sul chi va là. Poi se mi inverte il trend entrerò, se uno dei miei sistemi holding rientra long, io rientro long. Però che ti dico che ci credo, no, ecco, questo è. BTC a 16 la vedo possibile e con l'ultima ondata di questa chiusura dell'annuale, e deve essere assolutamente solo e vicino la close di un annuale. Quindi me lo aspetto, casomai dovesse andare tutto storto, tra agosto e settembre. Se avviene prima non c'è niente da commentare. Credo altri 2 anni, allora sì, ci possiamo stare 2 anni, eccetera. Allora, che ne pensi di un maxi range che abbiamo rotto, 30-69, una grande distribuzione alla Wyckoff, quindi stra pericolosa? Perché è la prima volta che Bitcoin fa una cosa del genere, non l'aveva mai fatta. Ciao Mauro, il corso base per principianti spieghi come fare analisi ciclica, come individuare supporto e resistenza? Sì, la ciclica, ci sono 2 moduli. Però la ciclica è un'analisi che viene dopo, Enrico. Non è un'analisi che si può fare se non hai le basi. Sono opinioni, però io ti dico la mia, dopo X anni,
l'analisi ciclica è un supporto all'analisi normale, non è l'analisi che può darti risposte se tu non sai fare un'analisi price action, un'analisi tecnica. Anzi, è proprio sbagliato per una questione pedagogica, diciamo così, iniziare studiando la ciclica. È sbagliato. È sbagliato perché la ciclica ti fordia mentalmente, non ti fa comprendere delle cose e non è il vero ruolo di quell'analisi lì. Il ruolo di quell'analisi è stra importante, ma se tu non sai fare l'analisi normale, ti sconsiglio ovviamente di iniziare la ciclica. Impara ad essere un trader profittevole con analisi tecnica, a individuare i supporti in base alla price action del mercato e poi aggiungi la ciclica. Io la vedo così, ragazzi. Per me è la vera è il santo graal, così lo ottieni. Se tu fai ciclica subito e non sai le altre cose, non ottieni grandi benefici per una serie di questioni. Perché, ragazzi, si scade facilmente nell'ideologia che la ciclica possa prevedere il futuro. Non è così, è solo una casualità dovuta a questioni legate ad asimmetrie dell'asset finanziario che state andando ad analizzare e milioni e mezzo di altre questioni legate al problema della domanda e offerta, quindi agli equilibri di mercato, all'inefficienza dell'asset, eccetera. Appena cambiano quelle cose, poi la ciclica non funziona più in quel modo, quindi dovete modificarla. È giusto utilizzarla dopo che sei diventato trader. Quindi il corso Basic parla soprattutto del mindset, ragazzi, e vi pulisce la mente, perché io ho fatto un corso per andare a pulire la mentalità dei trader da tutta quella fuffa inutile che io mi ritrovo ad aver visto un sacco di trader, ragazzi, che entrano nel percorso e mi dicono: no, ma io sono formato, non sanno fare niente. Poi quando entrano nel corso, magari fanno il corso oppure entrano in Academy, si rendono conto che non sanno niente e poi si comprano il corso. Perché in realtà non è che non sanno le basi, è che non l'hanno studiata nel modo giusto. Quindi il problema è che se io vi porto qua dietro di me ci sono un milione di libri, ragazzi, e questi non è niente, nell'altra stanza c'è un muro, ma è tutta roba di analisi tecnica che non serve a una cippa. Io ho dei libri così che gli possiamo dare fuoco, possiamo usare nella scelta. Però, ragazzi, è figo, bisogna guardare, i libri non si bruciano, però, capito? È figo. Quindi il problema è proprio capire: sì, ma io cosa devo fare? Allora, mi serve prima un mindset, che è fondamentale. Va bene, allora andiamo avanti. Ci siamo? Stiamo chiudendo, ve lo dico. Mauro, sei invitato alla festa della birra a Monaco a metà settembre. Ah, che figata! Tutto pagato nei 4 del gruppo WhatsApp Sapio. Ciao, ragazzi. Sì, però se vengo là, mi ubriaco, poi parte la burran e noi siamo fuori, perché io sono ubriaco alla festa della birra. E vabbè, comunque, ragazzi, quello è possibile, eh? Ciao Mauro, BTC potrebbe stare disegnando un test a spalle sul grafico orario, rialzista o ribassista, perché non sono riuscito a guardare il grafico, anzi facciamo così, non vedo il volo. BTC, dove sei? Dammi un senso. Mamma, com'è brutto questo grafico, più lo guardo più ho paura. Allora, un'ora, testa, spalle, c'è poco. Beh, facciamo così. Allora, queste figure di testa a spalle che sembrano disegnare delle figure, ragazzi, le ho affrontato anche nel corso questo argomento e ti do una chicca anche qui. In pratica, ragazzi, sono tutte delle strutture di barra di congestione. Poi assumono delle figure. C'è una lezione che sto registrando che si chiama macchie di inchiostro, chiamata così. Perché in realtà noi gli diamo un ruolo a queste cose, però sì, sembrano delle testa a spalle, però questa io la vedo più come una semplice congestione, no? C'ha dei lati positivi questa congestione: un minimo centrale più basso dei precedenti due, e questo è fondamentale perché evidenzia la famosa coppa e tazza del tè, oppure la Wyckoff, se ti piace chiamarla Wyckoff, e poi ha un livello per la prima volta dopo un po' di tempo, 23,4. Se per caso dovesse andare a fare una cosa del genere breccando questo livello, ora tu lo chiami testa a spalle, comunque lui innesca una inversione di trend di breve periodo. Quindi avere un livello è già qualcosa, perché precedentemente non c'era neanche il livello, qui era così diritto, insomma, quindi non avevamo neanche il livello. Quindi interessantissima questa cosa, io la guardo così questo caso. Adesso ti ho buttato giù due cose. Va bene, ragazzi, devo chiudere che è tardissimo, devo uscire. Intanto una live, quella di oggi, veramente
stratosferica, e spero vi sia piaciuta. Per gli utenti di YouTube, lasciatemi mi piace sotto, iscrivetevi al canale come sempre. Io vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video e fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia nuova teoria. Ora da domani sarà in giro questa teoria sulla bocca di tutti, e immagino come le altre. Va bene, ciao a tutti e alla prossima. Va bene, ciao.